anziché richiamarlo alla domanda originale, cosa fa? Ribatte, ma su quegli altri argomenti che il primo ha preso, e si perde totalmente l'argomento iniziale. Va bene? Questa era proprio la tecnica. Io non riuscivo a capire chi era, cos'era la destra, cos'era la sinistra, ciao Giorgio, chi era dalla parte della magistratura, chi voleva statalizzare tutto, chi voleva privatizzare tutto. Non riuscivo a capire questo. Chi era dalla parte della Chiesa, vabbè, quella era facile, tutti. Non riuscivo a capire bene queste cose. E allora ho pensato, sempre scrivendo questo pezzo di stasera, ho pensato a una trasmissione fatta a modo mio. La trasmissione televisiva si intitola Il Fustigatore. È una trasmissione tranquilla, abbastanza, cioè si può vedere senza problemi. Prima però, se mi permettete, bevo un po' d'acqua. Acqua, acqua pubblica. Così pubblica. È così pubblica che prima ho messo la brocca sotto la grondaia. Dopo mezz'ora mi sono accorto che gocciolava dentro. Quindi sto proprio bevendo acqua della natura. Allora, io ho pensato a questo programma. Il Fustigatore. È un programma in cui vengono presi, si tratta un argomento, vengono presi due politici di due fazioni opposte, vengono legati con un filo di ferro alla schiena, al collo, e vengono messi in ginocchio lì davanti. Io sono il presentatore, molto tranquillo, una cosa, in prima serata, ma col bollino rosso. E allora ne chiamo uno, faccio la domanda, poi in base alla risposta come un buon giornalista dovrebbe fare. Vi faccio un esempio, ok? Facciamo finta che è iniziata la serata, pa, 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 ecco qua il Fustigatore, eccetera, eccetera. Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti al Fustigatore. Allora, questa sera parliamo di come i giovani si inseriscono nel mondo del lavoro. Abbiamo ospiti, fammi pensare quali sono i più simpatici di tutti, Nichi Vendola e Maurizio Lupi, legati, slegate Vendola, ci sono due bestioni che lo slegano, lo mettono qua, lui e Nichi Vendola, anche la faccia è in ginocchio, e io lo guardo e gli dico: Nichi Vendola, qual è la tua idea per risolvere il problema del precariato di questi giovani d'oggi che non riescono a vivere? Risposta di Nichi Vendola. Viene un po' da ridere, ma io penso che questo medioevo, questo oscurantismo atavico che delinea una sorta di cannibalismo di queste destre che vogliono oscurare il fiore che c'è dentro il cuore di questi ragazzi che portano dentro di sé il polline della democrazia. Nichi Vendola, risposta sbagliata. Fermi tutti, non è ancora finita, è ancora vivo, sta boccheggiando dentro il suo sangue, me ne accorgo perché ha ancora delle bollicine, tipo quello di, come si chiama, quello di Il Silenzio degli Innocenti, quello che aveva la faccia strappata, che aveva ancora bollicine. Lui lì, il pubblico terrorizzato, e dice, e lo guardo e dico, è qua, e dico: Nichi Vendola, anzi qua, così usiamo ancora lo stesso sacco, io ti do una possibilità, sei in Parlamento da 19 anni, dici, Nichi Vendola, quale legge hai presentato a nome tuo per aiutare i giovani a inserirsi nel mondo del lavoro? Nessuna. Spiacente, è la seconda risposta sbagliata.
dice Maurizio Lupi? Viene col sangue. Portate Nicky Vendolo, portate il cadavere via a mangiare dai cani. Maurizio Lupi. No, no, Maurizio Lupi si è terrorizzato. No, 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 non ho fatto niente, no, no, no. Maurizio Lupi, dimmi qual è la tua idea. No, 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 io non ho idea, non ho idea. Ah, tu non hai idee? No, 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 io sono in Parlamento così, non ho idee mie. Ah, tu non hai idee tue? E se non hai idee tue, Maurizio Lupi, perché sei in Parlamento? Non lo so, non lo so perché sei in Parlamento, perché, perché non ho idee. Ah, tu non hai idee, sei in Parlamento. Da, da, da. Maurizio Lupi muore al primo colpo, perché ha il cervello più piccolo e quindi non riesce a ammortizzare i colpi. Portatelo via. Questa è la trasmissione che ho pensato, può andar bene, secondo voi? Va? Ok. La televisione, la politica. E allora io ho pensato, come si fa a insegnare ai bambini, ai ragazzini, a insegnare la politica e prepararli per crescere e capire quando li stanno prendendo per il culo? Allora ho provato a pensare, ho provato a pensare un insegnante delle elementari, un preside, che prova a spiegare cos'è la politica ai bambini. E ha scritto questa cosa. Qua ha bisogno del vostro aiuto, di tutti, di tutti. Quando io dico, perché il pezzo è fatto così, quando io dico buongiorno bambini, voi mi dovete rispondere buongiorno signor preside. Ci state, va bene? Mazza che... Cioè, ma sono sveglio? Ah, ok, ok. Allora, siccome non è che non mi fidi, ma io mi fido di voi. Dalle facce che avete, so che lo direte benissimo. Possiamo fare una prova anche per la videocamera? Stiamo girando un video. Sono tre parole, non è difficile. Buongiorno, signor preside. Cioè, anche chi aveva il cervello che è rimasto in teletappi, si può fare. Buongiorno bambini. Buongiorno signor preside. Buongiorno signor preside. Va bene, bravissimi. Va bene. Bambini, silenzio. Oggi il preside ci spiega cos'è la politica. Il preside arriva. Molto bello. Buongiorno bambini. Buongiorno signor preside. Sedetevi pure. Come vi ha detto, dovete stare seduti. Come vi ha detto la maestra, oggi vi spiego cos'è la politica. Così un domani voi sarete più protetti. Forse. Signor preside, mio papà dice sempre che la politica è tutto attaccato. Pensate che i bambini hanno capito che sia tutto attaccato il nome. Mio papà dice che la politica vuol dire che loro mangiano sempre il crudo di Parma e noi la mortadella, è vero? In un certo senso. Signor preside, mia mamma invece dice che la politica è quando quelli in televisione urlano e litigano e noi li paghiamo. Ma poi fuori dalla televisione loro vanno a mangiare insieme e si danno i bacini nella bocca. È vero? Diciamo, potrebbe capitare. Sì, signor preside, mi ha detto mio nonno che la politica non serve più a niente. Questo è il bambino. Non serve più a niente. E allora se non serve più a niente, perché loro mangiano il crudo di Parma e noi la mortadella? Non possiamo fare il contrario? E poi volevo chiedere, dove si butta la politica quando finisce? Dunque, la politica non finisce, sapete? Perché c'è sempre qualcuno nuovo che la fa. Quindi